Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova domenica a tema, in cui andremo a parlare dei gibboni. In particolare parleremo del loro canto. Questo perché i gibboni, per comunicare, emettono un verso, una vocalizzazione, molto simile ad un canto che può essere sentito anche ad un chilometro di distanza. Utilizzando il canto, che è diverso da specie a specie e da esemplare a esemplare, i gibboni riescono a marcare il territorio ed a comunicare tra loro. Ad esempio, possono utilizzare il canto per segnalare la presenza di un pericolo all'interno del territorio, oppure per intimidire un possibile rivale che si è avvicinato troppo ed è entrato all'interno del loro territorio. I canti quindi possono essere emessi sia da esemplari che stanno cercando un compagno, sia da esemplari all'interno di una coppia già formata. In quest'ultimo caso si aggiungono ai genitori anche i cuccioli. I cuccioli maschi hanno un canto, un verso, che è simile a quello delle femmine. Grazie per essere stati con noi qui al Parco Zoo Falconara anche per questa domenica a tema. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima!